Andrea Ricciardiello, direttore e membro del CDA di Time Vision, Innovation Manager Mise, e membro del direttivo del gruppo Giovani dell'Unione Industriale di Napoli. Ecco, inizia oggi questa 2 giorni, in particolare stamattina parliamo di acqua. Qui cerchiamo di mettere insieme i saperi delle università, delle aziende e spin-off, start-up per cercare di discutere e di coinvolgere quante più saperi e quante più professionalità possibile per trovare o quantomeno cercare delle soluzioni. Sì, assolutamente, buongiorno. Vabbè, la giornata di oggi, diciamo, è un evento che noi siamo, come dire, che rientra perfettamente in quelle che poi sono le finalità della nostra agenzia per il lavoro e la formazione, in quanto noi da anni seguiamo un percorso di integrazione tra le politiche attive e le politiche passive del lavoro che a nostro avviso debbono essere incrociate con i temi della sostenibilità, perché evidentemente portare all'attenzione di quello che possono essere tutti gli stakeholders, quindi non soltanto le imprese, ma anche, diciamo, i cittadini e diciamo, la cittadinanza attiva su queste tematiche diventa particolarmente importante. Se noi in passato ci siamo sempre concentrati su quelli che sono i fabbisogni di competenze legate alla domanda di mercato, in questo momento la domanda di mercato va verso questa direzione, quindi la direzione di far acquisire, di diffondere delle competenze in ambito della sostenibilità. Una sostenibilità che non deve essere soltanto quindi ambientale, ma anche economica sociale. E da qui viene fuori l'integrazione tra gli strumenti che noi, mediante le varie iniziative alle quali riusciamo in qualche modo ad accedere o a progettare, cerchiamo di mettere a sistema. Ovviamente il tema dell'acqua, anche per i recentissimi avvenimenti che abbiamo avuto, insomma, purtroppo sul nostro territorio, rappresenta evidentemente un problema anche molto attenzionato da parte dell'opinione pubblica. E però, diciamo, volendo dare anche un messaggio positivo, sicuramente abbiamo nel nostro paese tutte quelle che possono essere le competenze, almeno in termini del mondo accademico, del mondo universitario, del mondo degli spin-off, tante idee innovative che, se messe a sistema con il mondo delle imprese, con il mondo dei ragazzi che devono entrare nel mondo del lavoro avendo acquisito delle competenze su queste tematiche, può consentirci di realizzare questo trasferimento tecnologico che può dare effettivamente una svolta a quelle che possono essere le azioni concrete per la salvaguardia del nostro territorio.